La terra dei faraoni, tra storia, cultura, mare e paesaggi meravigliosi, non smette mai di affascinare. Poche ore di viaggio e meno di una settimana sono l'ideale per regalarsi una visita al Cairo con le piramidi e tuffarsi nell'acquario del Mar Rosso. Il Museo Egizio è stato costruito dal governo nel 1835 nel tentativo di fermare l'esportazione selvaggia di reperti e manufatti. Il primo nucleo del museo venne aperto nel 1858 con le collezioni raccolte da Auguste Mariette, archeologo francese al servizio di Ismail Pasha, ed aveva sede nel quartiere di Boulak, davanti all'isola di Gezira. Tra le opere più rilevanti, la collezione dei reperti trovati nella tomba di Tutankhamon, rinvenuta intatta nella Valle di Re, dall'archeologo inglese Howard Carter nel 1923. La Sala delle Mummie, che contiene 27 mummie reali di epoca antica, fu chiusa al pubblico nel 1981 per ordine del presidente egiziano Anwar Sadat. Nel 1985 è stata riaperta al pubblico con una selezione di mummie di re e regine del Nuovo Regno, di cui è visibile solamente il volto. Gli oggetti in mostra sono 136.000 e molte altre centinaia di migliaia sono conservate nei magazzini. Qui siamo nella Cairo antica, anche nota come Cittadella del Cairo. Venne fortificata da Saladino fra il 1176 ed il 1183 come protezione contro i crociati. Tra le opere più interessanti da visitare in questa zona troviamo la moschea di Muhammad Ali, conosciuta anche come la moschea di Alabastro. Progettata dall'architetto turco Yusuf Bosna, ha un disegno e architettura di stile turco, per nulla improntate alla tradizione egiziana. Riprende, infatti, lo stile della Basilica di Santa Sofia ad Istanbul. There's a lady who's sure all it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. Ed eccoci a Giza. Qui si trova la necropoli più famosa e bella al mondo. Tre grandi piramidi custodite dall'enigmatica e maestosa Sfinge. Tra tutte svetta la piramide di Cheope. È la più antica delle sette meraviglie del mondo e l'unica a rimanere in gran parte intatta. La Grande Piramide è stata più alta struttura artificiale del mondo per oltre 3.800 anni, fino a circa il 1300 d.C. A pochi chilometri dalle tre piramidi di Giza si trova Saqqara, un'altra vasta necropoli forse meno nota ma altrettanto importante. Qui si trova la piramide di Djoser, anche nota come Mastaba a gradoni. Questa struttura risale ad un periodo antecedente alle piramidi. Thank you.
Qui siamo a Dahab, dove potete immergervi in questo mare dai colori intensi e delle molte sfumature, situato nella penisola del Sinai. Qui spesso viene praticato lo snorkeling per osservare i pesci tropicali che si nascondono tra i coralli. Molto famoso è poi il Blue Hole, un profondissimo strapiombo nel mare creato da un impatto meteoritico migliaia di anni fa. Molti subappassionati visitano la meta per immergersi in questo straordinario ambiente marino.